Apriamo ora la pagina degli eventi. Ha fatto tappa anche al Teatro Verdi di Sassari, un'iniziativa dell'Unione Ciechi con il tatto Vediamo. All'interno della manifestazione è stata poi anche presentata la pubblicazione dei maggiori testi isolani in Braille. Emanuele Floris. Il tatto con cui sentire il mondo e portare la luce per chi vive al buio. Questo è uno dei significati dell'iniziativa, ieri a Teatro Verdi, dell'Unione Ciechi e Ipovedenti in collaborazione con il Festival Fino a Leggermi Matto. È una bella serata, una città aperta alla cultura da parte di chi non vede. Apriamo le porte, facciamo entrare la luce della nostra cultura, del nostro modo di pensare la cultura. Una serata di incontri, esibizioni e dialoghi tutti legati alla Sardegna, dove si è anche presentata la pubblicazione in braille delle più importanti opere isolane. Con le dita si leggono le parole, quindi ma anche i visi, come è successo alla band Apollo Beat nel video girato coi non vedenti. Loro invece hanno inserito spontaneamente nel video il contatto fisico, il contatto che è fondamentale per la conoscenza e per un rapporto reale. Una condizione spesso non capita da chi vede, con effetti talvolta comici descritti nei libri sul paese di Cecagna, pieni di episodi paradossali, come quello dell'uomo che chiede a un cieco se il suo cane guida legga i numeri sul display degli autobus, ricevendo questa risposta. Era molto serio. Allora il mio amico gli ha detto, sì, quando arriva l'1 abbaia una volta, quando arriva il 5 abbaia 5 volte, il casino quando arriva il 63. Tempo che abbaia 63 volte, il pullman è già passato. E questo sembra incredibile, ma è veramente accaduto.